Benvenuti a Fantasy Comics and Game. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti raga. Oggi mi vedete in questa veste un po' particolare. Questo perché come avete detto anche dal titolo, ci troviamo al Fantasy Comics and Game a Tor Vaianica, la quinta edizione. Quindi ragazzi, bellissimo, perché mo andrò a rompere palle ai primi cosplayer, perché pure qua ci stanno i cosplayer, quindi andrò a rompere palle un po' ad altri cosplayer che stanno qua. Ma ovviamente ragazzi, non prima che già lo sapete, come al solito, vi iscrivete, iscrivete al canale, arrivate a campanella, mettete like, commentare e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che mo vedo già i primi cosplayer e gli vado a rompere palle. Lei è Barbie Passione Discoteca. Vede? Beh, bello. Allora raga, diamogli un voto da 1 a 10 a questo Marty McFly. Anche voi nei commenti, ragazzi, scrivete qua sotto che voto gli date a sto Marty McFly. Da 1 a 10 che voto gli damo? 10 ovviamente. 10. Senti, ma cos'è che secondo te potrebbe rifare meglio? Breve ci sarà il concerto. Cos'è che potrebbe fare meglio? Forse il sacchetto un po' più... Un po' più rigido, il giacchetto un po' più rigido. Che ti devo accompagnare io a casa. Non c'è niente da... Perfetto. Tu invece passione discoteca, che gli dai? Con lei. Niente, perfetto così. Questo si vede lungo, sì. E quindi, raga, quindi 10 e 10, raga, datevi un bel bacetto tutte e due. Siamo al Comics Fall. Personaggi di 4. State con le maschere, fammi vedere. Voto a lui, che voto gli dai da 1 a 10? 10, tutto insanguinato, sì. Tu invece che voto gli dai a lei da 1 a 10? Gli è da 12. Secondo voi raga, cos'è che potreste fare meglio dei vostri costumi? Secondo me del mio i pantaloni e le scarpe un po' più insanguinato. Tu invece cos'è che potresti fare meglio? Io potrei comprare una parrucca di una qualità migliore. Una parrucca. Vedete voi nei commenti, secondo voi cos'è che potrebbero fare meglio? E qui raga, datevi una bella abbraccio pugnalata, possiamo dire un bacetto pugnalata, fate insomma quello che volete, datevi un bella pugna. Siamo al Fantasy Comics and Game quinta edizione, siamo con Alessandra. No, che Alessandra, sei Barbie, è Barbie raga. E invece tu sei? Dottor Smolder Bravestone di Jumanji. Senti, ma cos'è che secondo te potrebbe fare, anzi diamogli prima un voto a sta Barbie, a sta biondona Barbie, da 1 a 10 che voto gli dai? Beh, secondo me è fuori gara, non si può votare, Barbie è una leggenda, non si può dare un voto a Barbie, assolutamente. Non si può, raga, voi invece scrivete nei commenti qua sotto da 1 a 10 che voto gli date a loro, quindi tu sei proprio over the top, diciamo. E invece a che voto gli dai a sto The Rock, così da 1 a 10 che voto gli dai? Secondo me molto 10. Voto 10, ma del tuo cosplay secondo te cos'è che potresti fare meglio? L'interpretazione, sicuramente. L'interpretazione, sì. Perché sei un po'... È un po' più introversa rispetto a Barbie. Sei un po' introversa, quel corino... Timidone. Con due... Raga, da tembe...
Allora siamo al Fantasy Comics Endgame, quinta edizione, e loro sono Silvia, Andrea e Giada. Raga, ma voi tutte e tre vi siete trovati, ma com'è che vi siete trovati tutte e tre? Me li sono trovati nella pancia, tre gemelli. Ah sì, è una famiglia, siete una famiglia, sì, corini, sì. Che ragazzi, conoscete altre famiglie che fanno cosplay? Scrivetelo qua sotto nei commenti, ovviamente, come avete dato anche agli altri cosplay, dategli un voto da 1 a 10 a questi tre, questa famiglia, raga, questi tre quanto sono fighi. Mi raccomando, ragazzi, non fate gli stronzi. Senti, allora iniziamo con le votazioni. Secondo te mamma, da 1 a 10 che voto gli dai? 10. Allora tu invece a mamma che voto gli dai? 8 e mezzo. Ah, perché? Perché potrebbe migliorare, sì. È vecchio, no, è giovane, fatte vedere bene quanto sei. E tu invece a loro due che voto gli dai, da 1 a 10? 11.000, raga. E allora, raga, tutta sta 12.000. Sono i like che hanno adesso sul profilo. Brava! Come te chiami? Come te chiami? Mi puoi trovare come ti chiami? G.2 e Sakura.rosso. Dai. E allora, raga, tutta questa bella famigliola, datevi un bel abbraccio del gruppo, che dice? E damoci l'abbraccio! Raga, invece qua siamo allo stand Jumanji, e siamo con Andrea, che lui sei, tu sei Jack Black Jack, raga, lui è Black Jack, sì. E invece l'abbiamo visto prima che si è dato l'abbraccio con Barbie, sì, e a Natalice si è avata con Barbie, ha fatta. Ma perché c'è sta Barbie che ha avuto abbraccio pure? Mo te la faccio abbraccio pure a te, a Barbie. Senti, raga, perché avete, come vi è venuto in mente di fare sta cosa così, The Jumanji Project? Perché se non lo facciamo noi, chi lo doveva fare? Onesto, raga, scrivete da che cosa ne pensate di Jumanji Project, se li avete già visti in altre fiere, scrivetelo qua sotto, raga. O a Gardaland con le nostre belle e brutte facce. Minchia, è vero, zi, loro ci stanno pure a Gardaland, ci stanno tutte le cose loro, però che gli spoileriamo dei Gardaland, cose che trovano là. Beh, intanto trovano le nostre facce dentro l'attrazione principale, che non è da poco, diciamo. E cosa, diamole una un'attrazione, spiegate un'attrazione di Gardaland, di Jumanji, che c'è sta? Allora, intanto ce ne stanno due. Due megoglioni. Francesca, stasera. E di che cos'è? Quale? Dimmene una. Allora, quella principale, praticamente stai dentro una Jeep e fai un percorso. E lì ci saranno cose spaventose, ragni, ippopotami, e non sono io l'ippopotamo. E non vabbè, raga, quindi voi andate a Juma, andate a Gardaland, e se vedete loro nelle Jaws dei Jumanji Project, fatevi le storie. Vabbè, raga, dai, ma quanto siete fighi! E quindi, ragazzi, se vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, fate tutte le cose che dovete fare sempre. Noi se vediamo al prossimo video con la gara dei cosplay che ci sarà nei prossimi giorni, domani. E quindi se vediamo al prossimo video, Shakari!